passiamo a chi questi mezzi elettrici che arriveranno, che sono arrivati, che arriveranno, li va poi materialmente ad esercire. Quindi l'ingegnere Zorzon, direttore generale di ATAC, questa immissione di flotte elettriche significa portare un cambiamento sostanziale nel bilancio energetico dell'azienda di trasporto. Cosa significa e cosa comporta questo cambiamento? Ok, sì, grazie dell'invito e grazie della parola. Volevo anche precisare qualche numero è già stato dato anche sulle nostre installazioni e sui programmi che abbiamo, quindi partirei da lì senza ripercorrerli. Noi abbiamo un'esigenza di mettere a punto intanto un piano complessivo di installazione, perché ovviamente non si passa da 0 a 411, che è il numero che abbiamo già commentato, in un baleno, soprattutto perché il trasporto pubblico ha una peculiarità rispetto alla mobilità privata, nel senso che sia dal punto di vista, sia storicamente, ma a maggior ragione per quanto riguarda il tema dell'alimentazione elettrica, si deve autoregolare, si deve autoalimentare, quindi non è pensabile che l'autobus elettrico vada in giro a cercarsi una colonnina per la città, lo deve fare in un posto dove è certo di trovarla, e questo posto dove è certo di trovarla solitamente è il deposito al quale fa riferimento. No, la scelta anzitutto che è stata fatta è stata quella, anche sulla base dei cosiddetti turni macchina o delle tabelle, nel senso dei numeri che corrispondono alle linee che vengono servite, e da una prima analisi considerate che i 411 autobus di cui parliamo corrispondono circa a un quarto della flotta che ATAC ha in dotazione. Quindi vuol dire che nella prima fase cambieremo un quarto della flotta di autobus esistenti. Noi dovremo concepire scenari diversi dove ciascun piccolo nucleo di autobus, che non può ovviamente mischiarsi agli altri dal punto di vista poi della logistica di deposito, dovrà sopravvivere, perché non saremo quasi mai nella condizione di avere pronti via un deposito tutto elettrico, oppure di mantenere un deposito tutto metano, un deposito tutto diesel, perché questo è contrario alle buone norme, no? Ovviamente, quindi rischieremo poi di servire la città in modo frammentario, non in modo omogeneo. Quindi è un tema che va monitorato attentamente, è un aspetto sul quale in questo momento io dico noi non siamo completamente preparati, perché non abbiamo qualcuno da seguire e che ci sta istruendo su come procedere, no? Tenuto conto che di questi numeri obiettivamente non tutti sono così esperti. Quindi questo sarà un qualcosa che dovremo poi gestire passo passo. Domandona, come si dice, perché insomma dal Covid al Giubileo è veramente un altro mondo. È quello che sta accadendo, quindi. Allora, subito la prima considerazione è che c'è naturalmente una forte ripresa della mobilità. È stata graduale, però è arrivata ai livelli pre-Covid dai nostri calcoli. Naturalmente voi sapete che nel campo della mobilità non sappiamo tutto, perché mentre di sharing, TPL e altri servizi abbiamo un quadro molto chiaro, sulla mobilità privata in realtà abbiamo dei dati, quelli dei varchi telematici eccetera, però non abbiamo un'esatta origine e destinazione di tutti i cittadini che si spostano con dei mezzi privati, naturalmente. Però va anche detto che questa ripresa della mobilità dai nostri dati, dalle nostre analisi, magari non ancora consolidati, c'è ancora una permanenza di smart working, e questo induce rispetto a prima una differenziazione per giorno, per orari e per zone della città, che in alcuni casi lo smart working pesa di più e quindi c'è una riduzione della mobilità e non abbiamo raggiunto il traffico veicolare anni 2018-2019, e invece altre zone che addirittura l'hanno superato. Quindi c'è anche questa forte differenziazione, e lo vediamo anche nell'uso del trasporto pubblico, almeno dai dati di monitoraggio che
e ci sono delle giornate che veramente un giorno sembra svuotato e il giorno dopo c'è una ressa pazzesca, mentre prima era più costante. Una quota di cittadini ha cambiato veicolo, cioè noi lo vediamo con gli accessi alle ZTL, ai permessi che chiedono, cioè c'è una tendenza a sostituire il veicolo verso veicoli più puliti. Non dico elettrici perché sono ancora dei numeri veramente minimi, però anche lì qualcosa si legge, ma anche un cambio del parco auto è in corso anche a Roma. Questo a dimostrazione che i processi sono lenti, sono lunghi, anche molto, come sapete, difficili e polemici, però producono a loro volta dei risultati. Naturalmente il nostro obiettivo è più trasporto pubblico e meno auto. No, allora innanzitutto grazie di questa giornata e dei tanti interventi che ci sono stati e che considero tutti insomma un pezzo di un lavoro complessivo che si sta facendo a livello nazionale, a livello del paese, per migliorare la situazione delle nostre città, perché è una sfida che hanno tutte le città italiane e devo dire che le politiche della mobilità sono abbastanza simili tra tutte. Cioè, Roma non era così attrattiva 5, 6, 7 anni fa, diciamo. Oggi tutte le gare che noi abbiamo fatto, tutte, da quelle sul trasporto pubblico a quelle sui tram, a quello dell'elettrico, sono state partecipate dai più grandi operatori del mondo. E questo significa che c'è una grande attenzione verso la nostra città, penso ripagata perché siamo stati, credo, seri, credibili e allo stesso tempo abbiamo cercato di, in tutti i campi, di accogliere le offerte migliori per la città. Credo che in parte ci siamo riusciti e spero che su questa strada noi possiamo in qualche modo continuare a celebrare quello che per noi è una rinascita della città e soprattutto nel 2025 accogliere questi 35-40 milioni di turisti che arriveranno nel modo migliore dal punto di vista appunto della mobilità sostenibile. Ottimo, grazie mille.